Possiamo iniziare? Scusate. Allora, intanto buongiorno a tutti e a tutti e grazie di essere qui stasera. Abbiamo come CGL abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa che si svolgerà con la presenza, oltre di alcune delle associazioni che a livello nazionale hanno aderito all'appello, anche con due rappresentanti delle istituzioni del territorio, perché abbiamo scelto in qualche modo di provare a caratterizzare anche con una presenza istituzionale l'evento di oggi. L'iniziativa nasce sostanzialmente da un percorso promosso a livello nazionale come CGL durante l'assemblea che si è svolta nel mese di maggio e che proseguirà nei prossimi mesi con due iniziative, una che è sostanzialmente alle porte e su questa invitiamo chi fosse interessato a partecipare. C'è qualche posto anche qui davanti se volete sedervi, vedo qualcuno in piedi e mi spiace perché avremmo dovuto forse organizzarlo in uno spazio un po' più ampio e chiedo scusa io perché è stata poi la mia la scelta di organizzare qui. Dicevo, una prima iniziativa il 24 di giugno, sabato 24 giugno saremo a Roma e invitiamo chi avesse la disponibilità di partecipare e di venire. C'è ancora qualche posto, non molti, sul treno speciale che è stato organizzato dalla CGL regionale. L'altra iniziativa sarà invece il 30 di settembre, sempre a Roma. Il perimetro all'interno del quale ci muoviamo che oggi proviamo un po' a eviscerare e su cui proviamo a ragionare un po' insieme è quello della nostra Costituzione, che delinea sostanzialmente un modello di società e di democrazia che purtroppo molto spesso e forse anche troppo spesso è messo in discussione e su cui invece è importantissimo garantire comunque un presidio, una presenza costante e la ferma condanna a qualsiasi attacco al dettato costituzionale. Siamo a due giorni da un evento che ha fatto discutere molto il nostro paese e sta dividendo l'opinione pubblica, quindi non si poteva non fare un minimo di passaggio in questo senso, anche se magari sembra lontano dall'argomento di discussione di oggi. Serve però ricordare che il sistema pubblico, il sistema dei servizi pubblici, in particolare quello sanitario, ma non solo, anche tutto quello che riguarda il tema della garanzia, della tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro, è appunto garantito da un servizio pubblico che nel corso degli anni è stato fortemente messo in discussione e sostanzialmente è stato smantellato e in maniera importante destrutturato da parte, in particolare nei primi anni 2000, del governo Berlusconi con l'allora ministro Brunetta. Ci ricordiamo tutti le politiche di quegli anni che hanno avuto effetti devastanti sul sistema dei servizi e quindi su quelle che sono le tutele rivolte alla cittadinanza più in generale per quanto riguarda il tema dei servizi pubblici come la sanità e il welfare e delle tutele alle lavoratrici e ai lavoratori per quanto riguarda appunto il tema della salute e sicurezza e del rispetto dei contratti per esempio. In quegli anni ricordiamo che quel governo fu il primo a bloccare il rinnovo del contratto dei pubblici dipendenti, fu il primo a bloccare sul turnover ogni 10 dipendenti pubblici che andavano in pensione, solo due potevano essere assunti, cioè solo due entravano nel sistema pubblico a garantire quei servizi e ancor peggio una visione di lavoratori pubblici denigrati, riconosciuti solo come fannulloni, non come persone che offrivano e garantivano il servizio sanitario, welfare e la tutela anche sui posti di lavoro. Questi episodi non possono essere dimenticati
e rimangono anche questi nella storia del nostro paese, ma determinano oggi le condizioni in cui il nostro paese si trova e quindi continuano a caratterizzare il sistema dei servizi in Italia, ed hanno evidentemente degli effetti in alcuni casi e in alcune realtà ancora più devastanti, e lo abbiamo visto in maniera concreta quando ci siamo trovati a fare i conti con la pandemia da Covid-19. Oggi quello che proviamo a fare tutte e tutti insieme è delineare un percorso che ci auguriamo ci possa vedere uniti nel futuro, come in realtà lo siamo stati e come lo è da moltissimo tempo da parte di molte delle realtà e delle associazioni che sono presenti oggi e che ringraziamo per la presenza. Diciamo che il percorso che vorremmo portare avanti e che come dire, condividiamo dall'iniziativa della CGIL nazionale è proprio quella dell'affermazione della centralità del servizio sanitario pubblico universale, della necessità di garanzie di tutele sul tema della salute e sicurezza nei posti di lavoro, della necessità di unire le forze e le energie in un'unica, come dire, in un'unica compagine. L'attuale governo, sia a Roma che a Milano, per quanto riguarda il governo regionale, non ha evidentemente particolari interessi a promuovere e sviluppare il dettato costituzionale rispetto alle tematiche che oggi proveremo a trattare. Questo invece diventa a questo punto il nostro compito, provare invece a riaffermare che questi temi devono essere all'ordine del giorno, dell'agenda del governo nazionale e del governo regionale. È evidente che purtroppo l'avanzamento dell'autonomia differenziata, il continuo utilizzo di soldi pubblici per erogare prestazioni fornite sostanzialmente dai privati in ambito sanitario, le carenze strutturali e di organico del personale e delle risorse affidate ai soggetti che sono deputati al controllo sui posti di lavoro, come l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le ATS, sono elementi con cui stiamo facendo i conti ormai da tempo e su cui è impossibile restare a guardare. Crediamo che sia necessaria una partecipazione trasversale, quindi da parte di tutti quei soggetti che hanno un interesse anche indiretto, di tutte quelle associazioni, quelle realtà che nel territorio hanno la volontà di supportare e affiancare la rivendicazione che è partita con l'appello nazionale. Questo appello ha determinato una presenza, dicevo, trasversale da parte di più di 40 realtà associative. È un appello che è oggi ben rappresentato da diverse associazioni, alcune presenti che interverranno, altre che hanno comunque aderito a Como in maniera formale ma che non possono essere oggi presenti. L'idea è quella di affermare un modello sociale che sia fondato sull'uguaglianza, la solidarietà e la partecipazione. Come CGIL di Como avremmo, come dire, un'ambizione dal punto di vista politico-sindacale rispetto a questo appello, che è quello di provare a costruire con tutte le parti che sono presenti oggi e che ci hanno dato appunto disponibilità di adesione, sulla base sostanzialmente della condivisione di quei diritti, di quei valori e di quei principi che ho enunciato all'inizio dell'apertura dell'incontro di oggi, un percorso di rivendicazione comune. Vorremmo sostanzialmente provare a trasformare quell'appello nazionale in un vero e proprio sistema di difesa della salute delle persone nei luoghi di lavoro, di rilancio del servizio sanitario nazionale pubblico universale, che sia davvero volto a ridurre le diseguaglianze tra le persone e tra le lavoratrici e i lavoratori. Per raggiungere questo obiettivo sarebbe probabilmente è utile e importante provare a riconoscere anche con una modalità critica, e qui ci metto dentro ovviamente per prima la CGIL, rispetto a quali sono i punti di debolezza e quindi quali sono gli elementi più critici
e i temi sui quali provare a fare un'analisi e a, come dire, ad avere un orientamento che sia di maggiore consapevolezza e di miglioramento appunto delle condizioni per garantire quella riduzione reale delle diseguaglianze. Il nostro obiettivo e quello che vorremmo provare a proporre oggi alle associazioni e alle realtà presenti è quello di realizzare una rete comasca appunto per la difesa del servizio pubblico che si esprime nelle sue molteplici forme, se rivolto ai cittadini e alle cittadine come fruitori di servizi che siano di tipo sanitario, sociale o sociosanitario, e orientato alla tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e lavoratori sui posti di lavoro. Una rete che sia sostanzialmente presidio di garanzia del sistema pubblico e che permetta di unire e convogliare le nostre anche diverse forze che ci caratterizzano e che devono diventare un patrimonio che possa esprimersi anche in future iniziative territoriali e che abbia sostanzialmente come minimo comune denominatore appunto la difesa del servizio pubblico universale. Questa è ovviamente una brevissima premessa e introduzione rispetto all'iniziativa di oggi. Vi do qualche indicazione rispetto a come abbiamo pensato di lavorare. Intanto sono presenti come con ruolo ovviamente istituzionale per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro il dottor Emilio Marrone, Marrone, che ringrazio per essere presente, e ci raggiungerà per la SST Lariana il coordinatore di distretto, il dottor Carrano Giuseppe. L'idea di organizzare queste due ore di confronto e di dialogo va nella direzione di avere questi due macro, come dire, tematiche su cui le realtà associative presenti proveranno un po' a confrontarsi e a ragionare ad alta voce insieme a noi. Per motivi anche di spazio, inviterò singolarmente a venire al tavolo, ma sarà possibile poi, se qualcuno vuole, comunque anche porre qualche domanda o anche un breve dibattito alla fine, se riusciamo a stare più o meno nei tempi. Non hanno potuto essere presenti, ma sono, diciamo, non sono presenti formalmente, ma hanno aderito all'appello anche i componenti dell'Osservatorio Giuridico dei diritti dei migranti, e appunto oggi non potevano essere presenti. Sono presenti, appunto, ringrazio AMPI, Medicina Democratica, l'Associazione La Cittadella della Salute, non una di meno, ARCI, ACLI, AUSER, il Sindacato Pensionati della CGIL di Como e il Sindacato Funzione Pubblica, che sono quelli che interverranno per ovviamente quella parte che li riguarda di più su queste tematiche. Invito quindi il dottor Marrone al tavolo per il suo intervento.